Dopo lo spostamento della postazione taxi da un lato all'altro di Piazza Roma e una conseguente riduzione degli stalli per tassisti in favore dei residenti condominiali, sono aumentati i problemi legati a stalli privati e parcheggi con i titolari di licenza taxi che non solo sono rimasti senza posto per iniziare il lavoro in più di un'occasione, ma sono anche stati multati per questo problema. In base alle criticità che sono state segnalate, ma questi provvedimenti non vengono mai presi. Le cose sono state segnalate già da 2 o 3 anni. Dove siamo posizionati noi, spesso e volentieri i posti sono occupati. Quindi non abbiamo modo di fermarci in sosta per fare il nostro servizio. Il comune, demandando il compito ai vigili urbani, ha pensato bene di fare un controllo solo sull'inizio del nostro orario di lavoro, perché dal regolamento comunale, se noi nell'orario di inizio lavoro non siamo in postazione, veniamo multati di 170 euro. Verrebbe da dire, oltre al danno, anche la beffa, perché in più di un'occasione i tassisti hanno provato a chiamare le forze di polizia locale per segnalare questi problemi. Io vado sul mio posto di lavoro, ma se tu comune e tu polizia locale che sei preposta a vigilare non mi garantisci la mia postazione libera, io dove vado a lavorare? E tutte le volte che noi chiamiamo dalla postazione per dire che i posti sono occupati, 7 volte su 10, se non dire 8 volte, ci sentiamo rispondere: non ci sono mezzi disponibili, siamo sotto organico.